le news del GVIP svelano che ci sono brutte notizie per Serena Grandi dopo l'uscita dalla Porta Rossa. Eccoci con un nuovo appuntamento con le news del Grande Fratello VIP, il reality di Canale 5 che ha appena visto Marco Predolin fare delle accuse show contro Cristiano Malgiglio. Le ultime novità ci svelano che ci sono brutte notizie per Serena Grandi, l'attrice romagnola tra le prime ad essere eliminata dalla possibilità di vincere il montepremi messo in palio dalle reality. VIP, guai giudiziari per Serena Grandi. Le novità sulla seconda edizione del Grande Fratello VIP rivelano che Serena Grandi è nuovamente nell'occhio del ciclone dopo aver concluso la sua avventura all'interno della casa di Cinecittà. Secondo l'ANSA l'attrice è stata rinviata a giudizio per una delicata vicenda legata alla sua attività professionale. Dalle ultime novità si apprende che Serena Grandi dovrà rispondere per il fallimento della società Donna Serena SRL, che aveva in gestione un ristorante a Rimini tra il 2013 e 2015. Ebbene sì, seri guai giudiziari per l'ex concorrente che aveva suscitato delle polemiche dopo lo scontro a fuoco con Corinne Clery. Come ricorderete, Serena aveva accusato l'attrice francese di essersi infilata nel letto del marito e di aver aumentato il seno grazie ad un intervento di chirurgia estetica. Uno scontro che aveva infiammato gli animi del web, tanto da essere passato alla storia come uno degli episodi più trash della TV italiana. Serena Grandi al processo per fallimento. Dalle novità sui protagonisti dell'ultima fortunata edizione del GVIP scopriamo che Corinne Clery e Serena Grandi hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra, tanto da aver avuto un successivo chiarimento una volta uscite dalle reality. Come anticipato, le due star del cinema italiano avevano dato il peggio di se stesse, affrontandosi con i peggiori epiteti possibili, ma ecco arrivare il colpo di scena, che nessuno si aspettava. La donna romagnola e l'attrice francese hanno deciso di fare la pace dopo che il figlio della Grandi e Corinne si era incontrati durante una delle puntate in diretta. Ma se credete che sia finita qui vi sbagliate di grosso, infatti sembra che le due donne abbiano deciso di lavorare insieme per una commedia. Ecco l'arrivo di nuovi guai giudiziari a farla piombare nel dolore, dopo che l'attrice aveva ritrovato l'armonia in famiglia. Serena Grandi dovrà comparire il 12 giugno 2018 davanti al Tribunale di Rimini per rispondere dell'accusa di fallimento della locanda di Miranda in provincia di Rimini.